Quest'anno ci sarà la 63esima edizione del Premio Internazionale Bici Bugatti, che come ormai da qualche decennio è composto da due momenti fondamentali. Uno dedicato a un premio alla carriera, l'altro dedicato a progetti internazionali. Le due anime del premio, le due sensibilità che sono legate alla storia della pittura italiana nella sua evoluzione, che ormai è arrivata a 63 anni, dove si descrive per punti le eccellenze o comunque il risultato della ricerca pittorica in Italia, a questo processo si contrappone un processo di attenzione rispetto a temi e problematiche che sono tipiche della cultura pittorica o artistica internazionale. Quest'anno, come si vedrà, il premio è stato dato alla carriera a un pittore, anzi un artista eclettico molto importante, Ugo La Pietra, che segue l'edizione dello scorso anno, che ha premiato ugualmente un altro artista eclettico molto interessante. L'edizione di quest'anno si innesta anche in un periodo molto importante per l'Accademia, che compie 70 anni dalla sua fondazione, ma si innesta anche in un periodo molto delicato che influenzerà moltissimo l'edizione del Premio Internazionale. L'anno scorso il Premio Internazionale è stato un premio alla resilienza, alla capacità di resistere a una situazione di pandemia che ci ha sconvolto e che ha portato a sviluppare particolari progetti. Quest'anno, oltre alla coda della pandemia, abbiamo una cosa più imbarazzante, più difficile da metabolizzare, che è la guerra. E questo inciderà moltissimo sull'evoluzione, sull'andamento del premio internazionale e comunque all'interno di tutte le cose che facciamo, come tutte le questioni culturali che soffrono sempre di questi stati di drammaticità. Coglieremo l'opportunità di fare un dibattito su Cuba, perché abbiamo la fortuna di avere tra noi il direttore del Museo d'Arte Contemporanea di La Habana e il direttore della Biennale di Venezia, ma non abbiamo ancora definito il progetto definitivo del premio Bici Bugatti internazionale che faremo entro la fine dell'anno. Quest'ansia pervade le nostre decisioni, condiziona le nostre decisioni. Il premio alla carriera invece mantiene una sua linearità, una sua lucidità. Alessandro Savelli e Flaminio Gualdoni definiranno, delineeranno il percorso artistico del vincitore, che è un vincitore, che è un artista che ha lasciato tracce importantissime nella storia dell'arte degli ultimi 30-40 anni, non solo nell'ambito della pittura, anche se sarà premiato qui un suo quadro, ma anche nel design, nella fotografia, in altre aree di attività in cui lui ha saputo esprimere la sua genialità e la sua creatività. Quindi non possiamo che augurarci un buon lavoro e un'ulteriore ricerca di approfondimento sulle parti che ancora mancano al completamento di questa edizione del premio.